torneo di padel che per il terzo anno di fila è approdato al porto turistico di Pescara sui campi del centro sportivo Padel Mania. In lizza una vera e propria parata di stelle di ex campioni di calcio che hanno attirato tanti sportivi e curiosi a caccia di selfie e autografi. Il torneo ha una finalità benefica, come vi dicevo, rendere Pescara la prima città cardioprotetta d'Italia. Il ricavato dei biglietti infatti sarà impiegato per acquistare 20 defibrillatori semiautomatici da donare alla città. Ma per saperne di più e anche per sapere chi sono stati i protagonisti della finale abbiamo in collegamento Enrico Giancarli. Eccolo qui che saluto. Buonasera Enrico, a te. Saluto, buonasera a te, ben trovato in diretta dai campi del Padel Mania di Pescara. Alle mie spalle i giocatori che stanno per iniziare la finale di questa terza edizione del torneo a Pescara sono Marcheggiani e Marcheggiani contro, vedete, Roberto D'Aversa e Thomas Locatelli alle mie spalle. È stata una semifinale molto avvincente, soprattutto quella di Roberto D'Aversa contro Luca Toni, davvero molto molto bella, si è risolta al tie break, così come molto bello è stato tutto il torneo, dalla mattina con i cardiologi impegnati al pomeriggio. Tu hai già detto, Paolo, la finalità benefica per donare 20 defibrillatori. Francesco Totti, tanti selfie, tanti autografi, stesso discorso per Andriy Shevchenko, anche lui sommerso dal calore della città di Pescara, anche Cristian Vieri, Dida, Candelà, insomma una parata di grandi campioni per questo torneo con finalità benefica. L'hai detta tu, Paolo, la risottolineiamo un'altra volta, ovvero acquistare 20 defibrillatori. È anche vicino a me il senatore Antonio Razzi, vedete Paolo che sta seguendo con molto interesse le partite, un saluto in diretta, ecco il senatore che non si voleva distrarre dalla partita. La vedete alle mie spalle la finale, Marcheggiani contro Locatelli e Roberto D'Aversa, iniziata proprio in questi istanti, con le immagini poi di Diego Martelli. Vi documenteremo anche con uno speciale tutta questa giornata al porto di Pescara, i campi del Padel Mania. A te Paolo.